non so. All right, everyone. We're going to start plenary session panel 4. There's going to be 3 speakers today. We're going to start actually with Valentina Pelliccia from the Pontifical University in Rome. I'm cutting out some of the names of the university here. Her paper is Metaphysics of the Foundation as the Future of Philosophy. And then hopefully later we'll hear from Timothy O'Donnell and Eduardo and the Reverend Bill McVeigh. But first, let's hear from Valentina. All right, there you go. Thank you. I am pleased to be with you and to participate in this important Congress. I show you my paper to follow the reading. Oh, yes. The Metaphysics of the Foundation as the Future of Philosophy. Our time is rich in scientific and technological knowledge that allow us to explore with enthusiasm both the macroscopic world of quantum mechanics and the nuclear physics and the macroscopic world of astrophysics. The discoveries relate to this world offer contemporary man interesting research perspective and the new points of observation of nature. The gains on nature cannot be limited to its functioning. It must inevitably direct itself toward the knowledge of the essence and the understanding of their relationships on different orders: physical, epistemological, logical, ethical, and metaphysical. This is why it is important to recognize that such discoveries require a philosophy that assumes a leading role in the history of human knowledge. Philosophy must abandon the inadequate condition of skepticism that the modern era has imposed on it. Even under the false form of a grandiose rational system, to recover its role as a science of the ancient or metaphysics of the structure of the ens and its esse. Philosophy is a science that has a method and a rigorous language that lead it to elaborate essence and to define the relationships, to better understand the order and the beauty of the esse of ancient. For this reason, it cannot be linked to the contemporary concept of interpretation that will reduce its investigation to a limited and a relative reading of the fact through the category of a historical and non-metaphysical origin. It is necessary to remember that the philosophy is born to respond to the natural and therefore necessary aspiration of the human soul toward the search for truth. This means that the task of a philosophical inquiry is to bring man not only to the knowledge of the world and the universe, because for this purpose he is joined by the natural sciences, but the understanding of the profound meaning of the essence of the ancient, to their essence and their relationships. Our time, so rich in scientific knowledge, reminds us of the beginning of the modern era, a period in which knowledge of the natural world was quickly reached through the finite method of study and the introduction of mathematics as a linguistic register and grammatical for the natural sciences. In that historical moment, it was thought that even for philosophy, it was necessary to introduce a method that would lead to the attainment of certainties. But for philosophy, the method was not applied to study the object of
of investigation, but to identify it. René Descartes was a man of science and philosophy, and tried to make the philosophy happy to the demons of his time. But instead of directly addressing the new questions that the natural sciences presented, he decided to intervene on the nature and the structure of a philosophy. His goal was to destroy the old house of knowledge, to build the new house from the foundations, according to the spirit of Bacon, who had guided the evolution of the natural sciences. Descartes gave rise to an authentic revolution in the philosophical field. He did not apply a method to know the object of philosophy, but he applied a method on the find of the object of research in philosophy. He did not take into account some fundamental aspects concerning the nature and the use of the method in a general sense. First, it is the object of investigation that defines the method for knowledge, as each object of the knowledge place the subject of the condition to be examined and requires that thought conform to the form of the object. Second, philosophy, by studying the essay of Encia, coincides with the same human knowledge and does not exclude any object for its research. Therefore, as Etienne Gilson argued, the primum cognitum of philosophy is res sum and coincides with the primum cognitum of human knowledge. Descartes, on the other hand, did not derive the method of philosophy from his object, but rather chose and defined a method first to derive from its application the object of philosophy, which coincided with the first tanti. It is evident that if the use of the method in philosophy is to be understood in this way, it is no longer comparable to the use made of the sciences, because it does not help the philosopher to study the ancient, rather it serves to indicate to philosophy what his research object was. This method is not justified by the research object on the logical plane because it does not lead to the recognition of a logical necessity of its structure and of its application for knowledge. The consensus you can find is only voluntary. I want to apply it, or I don't know want to apply it, because it does not arise from a logical need for which the intellect cannot refuse to see that its application allows to achieve the truth of a given object, and this because of the fact that the indication of the object of which the essence and the relationships are sought is still lacking. If we wanted to recognize the validity and of this method, we should state that in the absence of the method, or before its application, philosophy is the science of nothingness, because only the method can let it know what its object is. To trace the first tanti and truth of philosophy, it is instead necessary to follow the logical order of knowledge. How we must follow the path
or method of the logical presupposition of knowledge. The logical process of a presupposition leads philosophy to verify the coherence of its discourse, both on the logical as well as metaphysical, because ultimately it allows the philosophy to found the research in a rebus. According to Descartes, the subject had to question the knowledge acquired from the moment because, if well observed, it was all composed of small uncertainties and deceptions presented by the sense. All knowledge could be subject to doubt. It was enough to secure a few maxims and the truth of faith. So the subject had to say, volo dubitare de omnibus, and understand that this will was the path to be taken for knowledge. In fact, by choose to radically change its condition of state from certainty to doubt, the subject showed he became aware of the fact that had built his knowledge on many ancient opinions, which he had to free to identify the first knowledge of the be sure and on which to base all the others, thus are overcoming the same doubt. Descartes has insinuated the doubt about the ability of a sense to produce image corresponding to reality, and it is possible to indicate a certain number of errors of this type of knowledge, as when one thinks that a world road is broken from the part where it is immersed in the water. Now, this observation on the workings of the sense was not new to philosophy, but as we read in the De Veritate dialogue of Anselm of Canterbury, the response to the observation referred to an explanation able to show that the error it is due to a false interpretation of the perception of the sense by the intellect. Descartes instead attributed error to the inability of the sense to perform their cognitive function. In this way, he questioned the same knowledge by experience and made it possible that after him, the knowledge by experience was reduced to the only sensory form. Descartes has eliminated the encounter between the intellect and the phantasma, coming from the sense that offers a similitudo rei extra. Therefore, the intellect can no longer read the phantasma under the form of a species impressa, and can no longer say it has a species expressa or verbum mentis. The subject is deprived of the ability to abstract the concept, to formulate evident and immediate judgments of existence and the condition of state that constitute knowledge by experience, and the content from which every substance inference originates. Descartes did not want to look like a skeptical because his investigation should not stop at the doubt, but he had to use the doubt to reach certainty. In fact, from the application of doubt, he has identified the cogito as the primum cogito of knowledge and the philosophical research, but the certainty indicated by Descartes is nothing but the recognition of the act of thing
The cogito is the act of private thinking of its content, an unjustified act because it lacks the motive for which it acts, for which it is a play. That has eliminated all knowledge, the act of reflection, in which the cogito consists is not the content of knowledge, but the instrument of knowledge. If we want to reflect on knowledge, we must be able to correctly distinguish its way and its form for what constitutes its content, the knowledge achieved. Of the form, it is then opportune to know the nature of the instruments, of the modalities, of their actions in the order not to generate errors. From this new epistemology, it is no longer possible to recover a philosophical investigation on the interests of the ancient as res, or the philosophical currents that have their epistemological foundation in the cogito can advance reflection on the essence without being able to justify them in puzzle. Anyone wish the research the truth of their research shall temporarily live. The philosophical categories to follow the criteria of a natural human knowledge. Assuming the cogito as the first certainty means excluding a cognitive discourse about esse, interest for metaphysics, since esse is deprived of its dependence on the rest, or it is no longer possible to elaborate a reflection on the esse commune rerum. They are reduced to flatus voces, to a name that is no longer the sign of a something. Philosophy must recover an inner knowledge through experience for which it extends the data of the existence of the physical universe composed of material and immaterial elements. Knowledge by experience, which includes sensory and intellectual knowledge, up to the formulation of judgments of the condition of states of existence, makes it possible to indicate the rest as the foundation of the first meaning intention of the ends, which must be recognized it is unity of existence and the esse, in possession of essence own. From the Cartesian perspective, philosophy had enabled itself to dialogue with modern natural sciences, since it had set the world of ideas as the starting point of its investigation, and similar to pure mathematics, developed its discourse exclusively on the level of essence, no longer facing the problem of truth, stopping only on the search for certainty and validity. Philosophical research has developed interesting reflection for the cogito, but it is good to recognize that the loss of discourse based on the knowledge of the rest has no brought to progress to philosophy, because it has made it a victim of possible interpretations. Today, we are motivated to recover a metaphysical research based on the rest, because we know that the senses do not ask the philosophy to be similar to them, but to address the arguments of meaning and the understanding of the relationship between the essence that make up the world of rest that the natural sciences study.
But philosophy must not be able to respond only to the questions present by sciences. Even the many social and political questions are at the center of its attention. Political and social relations press complex questions to philosophy, and they require metaphysical investigation based on the rest and the precise historical cultural studies. To return to a metaphysics attentive to the esse commune rerum requires the recognition of the fact that the entia possess the esse, but they are not the esse. Metaphysics is therefore called to recognize the necessity of the existence of the ipsum esse subsistence, which is the foundation of the rest. Philosophy can recognize having a complete look at the rest only when it assumes that the rest have in turn a foundation. The philosophical investigation must make clear the necessity of the existence of the ipsum esse subsistence, because it illuminates the study of the essence and gives an understanding of their relations. To defer the metaphysics of a solver on an ipsum esse subsistence means to leave it in the hands of the possible interpretations, away from the search for truth. But man cannot deprive himself of the knowledge of the truth. So philosophy must recognize that its future lies today in a metaphysics of foundation. In 1998, John Paul II, in his encyclical Fides et Ratio, exhorted philosophy to recover a metaphysical discourse that called reflection from the phenomena to foundation, because this passage would have permitted an authentic search for the truth. Then, those words had a prophetic character because, facilitated today, there are the conditions to realize them because we share the urgency to implement them. Thank you. Yes, we can hear you. We had a few technical difficulties and we just joined, so we missed most of the presentation, I'm sorry to say. We can't really respond too much given the circumstances as much as we would like to. Lack of knowledge has never stopped me from giving my views. So. Commenting on that dilemma. And now this just presents an extra challenge which you always arise. It was an excellent presentation. I had a question in relationship to just fill in, His Eminence. We're still here. Eduardo, can you hear us? Yes. Yes. Regarding Descartes and the problems that Descartes had caused in the development of Western quote philosophy, especially related to the of abstraction, right? I have a question for our speaker. Where Descartes appears, would you agree with this, that Descartes appears to necessarily eliminate from the human person the agent intellect,
Or does he not remove it, but move it from one area of the personality to another? And if he does, where does he move it? Does he entirely get rid of the agent intellect and just replace it with mind? Or does he retain the agent intellect but move it into some other aspect of the human personality? Did you hear that, Valentina? It's for you, Valentina. I don't listen. Okay. Lei non capisce. Okay. No. Do you hear? Can you hear? No. Can you hear me? I don't. So, can you understand what I'm saying now? You can't hear it all. No. Well, I mean, the mic is working because it's flashing. I don't know what to do. Eduardo, you can hear us, right? Yes, we can hear you. Fine. Okay. And Valentina, can you hear Eduardo? Say something, Eduardo. Hello, Valentina. Can you hear us? No, she's having some technical. I don't know what to do. Maybe you could try exiting out of Zoom and then joining again, Valentina. How about that? Like leave Zoom and come back into Zoom. I don't think she can hear me. Maybe I'll text her. Okay, text her, yes. Okay, you could text her. Yeah. Why don't you just text her the question? First, let me, but then we won't be able to hear another comment. Let me see if I can get text here. Yeah, we have a lot of time. Yeah, because we don't have the utilities coming up there. Mm-hmm. Terry Barris is here too. Terry, how are you? Not too bad, good. Peter. Good to see you. We've moved up. Some of us have moved up to the front area here so that we could see the screen better. I sent you a text message. Text. Hopefully that works. Are you on the base on the loose in Spain? No, he's in Mexico. Oh, Mexico. Yeah. He's down there to build the wall. He's building the wall. Right. Richard Fafara says, Your Eminence, that we had enough trouble with Mexico, and now you're down there. You don't know the trouble he's been giving all of Mexico. They love me. They want to keep me. Yes. They love the Irish in Mexico. Uh-huh. Not so big on the Polish, the Irish. Okay. Email. I don't know whether she got that. Yeah, well, I don't think she got the text. I'm hoping she gets the email. And one thing, I'm not here tonight. So, we heard Valentina, but we can't, her presentation, but she's not hearing us at the moment. So, I don't know how we... Right. Right. I don't know if she's got the email because I can't tell her to check the email. I can't point. Right. I don't think she gets it. She's not. Oh, yeah, maybe. Yeah. Right. Yeah, write it. Yeah. Right. Leave Zoom and then join. And then rejoin. Okay. You got it. All right, this is true. This is what's happening to internet technology, but I don't think she left, though. By the way, Eduardo, that is the consummate philosopher's beard. I mean, it's beautiful. It has all the transcendentals, unity, goodness, beauty, truth. It's right on. All right. Yeah, she got it. Okay. By the way, the Valentina was. Yeah. Hey, there she is.
Okay. Can you hear us now? Yes. I don't list. Hello. Come va? Va bene? I don't know. How do you know? No. She can't hear. Could she phone in? She could use a phone. Yeah, I guess you could try before you try again. So, let's see now. Let me zoom with your phone. Good. Okay. Well, right. Just to kind of summer. Do you listen me? Do you listen me? We can hear you. We can hear you, but can you hear us? We hear you. Yeah. I know. Tell her use the phone. Hello. Oh, I think she hears us now. Do you hear us? Hello. Do you hear us now? Good. Yes. Okay, good. Terrific. Hey, this is great. Oh, calm down. sorry. That's okay. Well, we have plenty of time. This is all experimental. So this is good. Don't worry about it at all. Thank you very much for that presentation. Oh, thank you. I wanted to ask you a question about Descartes and abstraction, the act of abstraction, and how he eliminates it from philosophical knowing and from knowing in general. Does he also eliminate the agent intellect from the soul, or does he relocate it into some other area of the person, the human person, or whatever kind of person or spirit it is? Rispondo in italiano, posso, che mi trovo più facile per me. It's easier for her to speak in Italian. Right. In Italian? Yeah. Sì, sta bene. Va bene? Ma italiano. Oh, thank you. Il fatto che Descartes il avere anteposto e utilizzato il metodo non per studiare l'oggetto per la scienza, ma essere andato alla ricerca dell'oggetto della filosofia, ha fatto sì che ha eliminato il mondo, l'esperienza nella sua interezza. Quello che costituiva l'oggetto della filosofia. Dico questo perché la filosofia coincide con la conoscenza naturale dell'uomo. È una sua, un suo approfondimento. Una sua spiegazione, una ricerca di spiegazione del mondo che ha il soggetto davanti. Quindi non poteva lui trovare arbitrariamente, ha fatto un atto di volontà nel mettere un metodo per ricercare l'oggetto, quando l'oggetto è lo stesso della conoscenza naturale. Per la filosofia non si toglie nulla davanti
al soggetto. La differenza tra il metodo applicato per le scienze e quel metodo applicato per la filosofia è il fatto che le scienze guardano un loro oggetto particolare della realtà, iniziano con l'osservazione di questo oggetto per formulare delle ipotesi. Questo permette un progresso per le scienze naturali. Per la filosofia, quello che ha fatto Descartes non è applicare un metodo all'oggetto della filosofia, ma è mettere un metodo che porta a un oggetto. Ma la filosofia coincide con la conoscenza e quindi non si toglie nessun aspetto. Le scienze naturali hanno un particolare, la filosofia ha l'intero. Se lui ha insinuato il dubbio proprio sulle capacità dei sensi di percepire il mondo. Ora, se si prende il De Veritate di Anselmo d'Aosta, si vede che come argomento già esisteva quello di mettere in dubbio la capacità dei sensi. Però in un sano realismo loro riconoscevano che l'incapacità non era, e l'errore non era dovuto ai sensi, ma all'intelletto. Era l'intelletto che aveva letto in modo errato quello che i sensi, il fantasma che i sensi avevano mandato. Invece lui insinua il fatto che i sensi non sono più capaci di garantire certezza. In questo modo lui ha perso, sul piano della filosofia della conoscenza, ha perso le res. Le ha perse perché loro vengono in contatto con il soggetto passando attraverso i sensi. E se i sensi non sono più, sono messi in discussione, non è più possibile pensare che loro portino una certezza, portino quindi una informazione. A questo punto, se così stanno le cose, le res non le recuperiamo più. Il soggetto, il filosofo, si chiude in se stesso, nella sua mente, e rimane con le sue idee, perdendo l'attenzione verso la verità, perché la verità è nell'adeguazio. La verità obbliga a guardare il pensiero e la corrispondenza, l'adeguazio con le cose. Quindi il filosofo può, se parte dal cogito, può guardare la coerenza del discorso e la validità, ma non può aprire un discorso sulla verità, perché per la verità avrebbe la necessità di partire dalla res. Le scienze naturali invece non perdono mai la res, perché è il loro oggetto, lo riconoscono un particolare della realtà e non lo perdono mai, anzi, per formulare le ipotesi hanno bisogno di fermarsi davanti all'oggetto e osservarlo. Invece, quello a cui arriva il dubbio è soltanto il cogito, che è una riflessione, è un atto, però è anche un atto ingiustificato così come ce lo presenta. Perché? Perché il cogito significa riflettere, e riflettere è su un contenuto, ma Descartes ha tolto con il dubbio il contenuto. Pertanto neanche si sa come fa il cogito a essere in atto, in quanto privato del contenuto è un atto ingiustificato.
Pertanto il cogito non può essere un contenuto e una certezza, una conoscenza da cui far partire la filosofia, ma è lo strumento della filosofia che entra in atto quando ha delle conoscenze. Quando Etienne Gilson diceva resunt, ci diceva le cose sono. Resunt lui ci obbliga a prendere delle conoscenze e queste diventano l'oggetto del cogito. Giustificano il cogito in atto e ne diventano il suo vero argomento. Ora, non parlo della conoscenza per esperienza, quella che uno può pensare individuale, personale, ma la filosofia si deve occupare della conoscenza per esperienza universale, che va bene, che tutti noi riconosciamo, ovvero che ci sono le cose, che queste cose sono molteplici nel numero e nella differenza dell'essenza, che queste sono in ordine, hanno un ordine, che tra queste ci sono, tra queste res c'è un io che è diverso, quindi c'è una realtà razionale molto complessa che è l'uomo, e non è solo un io singolo, ce ne sono diversi io, e questi hanno dei rapporti tra di loro. E non solo, sono dei rapporti e quindi esiste una legge naturale, morale. Perché io vedo per esperienza che non posso trattare un oggetto come una persona. E questa non si ferma soltanto, questa osservazione, queste conoscenze per esperienza che possiamo dire che sono universali, cioè non dipendono né dal luogo né dal tempo, ma dalla condizione, il fatto di essere uomini in questo e che esistono in questo mondo. Ma c'è anche la necessità di riconoscere che questo mondo ha bisogno avrà un fondamento, una causa. E quello che correttamente Tommaso d'Aquino ha indicato come l'ipsum esse subsistens. Ed è questa espressione, sicuramente l'espressione, il nome di Dio più adeguato che la filosofia potesse formulare. Perché dice che è la pienezza, ed è una pienezza dell'essere in atto che sussiste e che è lo stesso essere, mentre tutto il resto possiede l'essere. Valentina, come stai? Parla Marvin Peláez. Salve. Dove si trova l'intelletto agente? L'intelletto agente in Descartes? Quello agente, purtroppo, quello che noi, presupponendo una conoscenza anche della gnoseologia, possiamo dire tommasiana, è il cogito, è lo stesso cogito, è l'intelletto agente, ma è ingiustificato perché noi sappiamo che l'intelletto agente deve avere un contenuto e noi ci ritroviamo un cogito che è un intelletto in atto, in atto, ma non sappiamo, lui lo aveva inizialmente, lo ha privato di un contenuto, perché se mette in dubbio le conoscenze, noi possiamo dire che è un atto ingiustificato. Quindi quello che noi intendiamo come intelletto agente sembra una fase prima del cogito e che è stato eliminato.
Solamente in cogito? No, no. No, no, viene proprio, posso dirle che il cogito, essendo una riflessione, l'intelletto agente viene quasi eliminato dal cogito stesso, perché è come se fosse un passaggio prima. But, I'd like to ask a question as well, if possible, if I may. Does it have any relation to the will? Yeah, go ahead, Eduardo. Well, it's not directly related to the agent intellect, so go ahead and maybe we finish with this part on the agent intellect, and we can move to a different question that I'd like to pose. Well, awesome. Yeah, Descartes locates truth. Descartes locates error, mistakes in the will. So it would appear he'd have to locate truth in the will also. And that would have to have some sort of connection to the agent intellect, I would think. So is it just, is the agent intellect simply the cogito, or is it the cogito that is somehow reinforced by strength of will? Yes. Il dottore Redpath dice si trova l'intelletto agente in la volontà, no solamente in il cogito. Lui pone il cogito come prima conoscenza, però è una conoscenza che noi dobbiamo riconoscere priva completamente di contenuto, tanto che poi deve dire, sostenere, che le idee sono innate. In qualche modo dovrà riempire questo cogito, e lui lo riempie indicando delle idee innate. Ma è una questione anche di scelta di interpretazione, perché noi possiamo accettare il fatto di riconoscere idee innate, o è opportuno riconoscere che le idee sono il prodotto, il nostro modo di conoscere il mondo, e che quindi è necessario che noi mettiamo prima la funzionalità dei sensi, e poi da quella la capacità dell'intelletto di astrarre il concetto e formulare successivamente i giudizi. Pertanto, porlo all'inizio in modo inadeguato, perché quello è uno strumento e viene messo come prima certezza. I think Eduardo can go. Yeah. Go ahead. Grazie, Valentina. Thank you. So I have a question on the the doubting of the sense in the card, in sense perception. It would seem that even if some demon fools us and presents us with images that are not true, we could still, going back to the abstraction of the agent intellect, we could still discover many truths that are universal. For instance, that the whole is greater than the part. And that's not only a mathematical truth, that is a metaphysical truth. That is applied analogically to everything. Does Descartes ever
pose that question of how we come to know, that we could indeed recognize from sense perception those universal common first principles, such as the whole is greater than the part. For example, if we are presented with sensible images that show us false things, still in those images, whatever is a whole will be greater than a part. So does Descartes even pose this question or try to answer this question? Posso avere un riscontro? Vorrei domandare. Perdonate. Sì. Descartes il ha detto che c'è sempre il dubbio in rapporto alle immagini che presentano i yes. sensi. Allora, c'è qualche verità che si possa trovare nelle immagini chi sono verità universali, per esempio che il tutto è più, come si dice, più grosso che la parte. Allora, questa è una verità non soltanto della matematica, ma anche metafisica, si può applicare a qualche cosa analogicamente. Allora, se noi abbiamo un'immagine che non è vera, non ha un rapporto con la realtà, in questa immagine, anche in questa immagine, il tutto è più grosso che la parte. Allora, Descartes ha formulato questa questione di chi noi veramente possiamo sapere qualcosa a partire di un'immagine che è una verità universale, metafisica. Allora, già il parlare della parte e della parte che è una riflessione logica, e già siamo sul piano logico. Le verità che io stavo indicando, è opportuno riprenderle. Allora, i sensi, perché già quella è una rielaborazione logica, i sensi ci forniscono ovviamente delle immagini, e queste immagini sono lette dall'intelletto che ne astrae il concetto, un concetto che poi viene formulato in un giudizio. Allora, quel giudizio diventa la conoscenza, i contenuti di conoscenza. Le immagini sono una possibilità di accesso, poi emettono l'intenzionalità, mettono il soggetto in rapporto al mondo. Ora, la logica, sul piano della logica, forse è l'unico piano di Descartes. Il discorso del metafisico non è più giustificato per il fatto che lui si muove soltanto su giudizi e non sa dirci in fondo da dove l'intelletto ha trovato gli elementi per formulare il giudizio. E anche sul piano della logica,
come ha potuto indurre dei principi logici, ma deve necessariamente dire che li trova nella sua mente e non sa più indicare il percorso che porta a, ad averli come contenuti. È un gioco di strumenti, di uno strumento che viene messo al posto del contenuto. Grazie. Grazie a lei. Let's Eduardo get this. Yes. So, Eduardo, could you give us a summary of the reply there as you understood it? Yes, as far as I could understand, of course. So there is really in Descartes no justification for such a knowledge, precisely because it would leave it only in a logical plane. And the way I understand this is that, of course, as Valentina said, there is no place in for metaphysics in Descartes. I was going to say, and this is my comment on her reply, it is true that many of those principles are both logical and metaphysical principles, and in the case of Descartes, if he doesn't have a place for metaphysics, all these questions become merely logic of the logical plane. So that would be very much the gist of the reply. One of the things I've been wondering about in relationship to Descartes is whether God in Descartes' system functions as the agent intellect does for Islamic thinkers, and whether what he's calling the cogito, since he doesn't have any distinction among faculties, is really like it is in Richard Taylor's interpretation of Averroes, it's the will that is receptive to being illumined by this agent intellect, which makes it an individual possible intellect. A kind of receptivity in the will, the way that's the way Richard is interpreting Averroes, that not only is there a universal possible intellect, there's an individual one, and that's corruptible. There's an incorruptible possible intellect and a corruptible one that's in individual human beings, and individuals achieve truth through participation in the agent intellect by that will. I'm wondering whether something is similar to that in Descartes, and that's actually that there's a kind of a Averroistic influence on him. I don't know how much of that Valentina would be able to get from my English presentation of it. My Italian, I'd have to brush up on to make that intelligible to her, but maybe you can give her a kind of summary of that. Se mi è possibile, un'ultima cosa. Per quanto riguarda l'idea di Dio, è un'idea. Descartes si può fermare soltanto a formulare una idea di Dio, non arriverà mai a sostenere un ipsum esse subsistens. Gli manca la possibilità di guardare, gli mancano le categorie. Non è un caso che anche l'ateismo teoretico nasce nell'età moderna, quando il cogito diventa il protagonista
per i vari sistemi razionali, perché una idea di Dio per la quale si vuole formulare una dimostrazione può portare tranquillamente a una negazione di questa idea. Se non abbiamo la possibilità di fare un percorso di osservazione della realtà, per noi è soltanto un gioco di idee, un gioco di essenze. Queste essenze non ritornano agli ensia. E l'esse di cui si parla nella modernità e nell'età contemporanea è un esse che non si identifica. Noi sappiamo invece che l'esse è posseduto dagli ensia. Pertanto, le dimostrazioni dell'esistenza di Dio nell'età medievale avevano un significato di rendere chiaro quali fossero i passaggi della conoscenza, i passaggi dialettici, seguendo una dialettica, per affermare che effettivamente quello che si sa, cioè esiste un fondamento della realtà, viene confermato dalla chiarezza del percorso per giungere a questa conoscenza. Mentre nell'età moderna sembra quasi che dobbiamo dargli una... siamo noi che possiamo dire che c'è o non c'è questo Dio, perché il cogito non si sente, di parte dal cogito non si sente vincolato nel ragionamento dalla realtà che obbliga il pensiero. Okay, there again, Eduardo, can you give us a summary? I hope I can. I think Marvin is better qualified than I am, but I will try. Well, maybe the combination of you. So, oh yeah, go ahead. If you have a more confidence than me in your Italian. No, I okay. So I'll try. I'll do my best. So yes, the in Descartes, there is the most you can get is a concept of God, not an esse, not an ipsum esse subsistence. So all you can reach through discourse is some kind of, or if you want to put it in terms of demonstration or reasoning, is to you would have, in order to prove the existence of God, you would have to reach an idea that is clear and distinct. And then it would be clear and distinct for the subject. So there is an impossibility of having any demonstration as such of the ipsum esse subsistence. That would be the gist. I think the question Averroes was not dealt with, however. But I think in a way it is, because it's, you know, it all starts with a cogito. Right, but then does not God become the agent intellect? La domanda, la questione è, non diviene Dio il intelletto agente in Descartes? Ma il Descartes in realtà ha bisogno dell'idea di Dio in lui. L'idea di Dio diventa una necessità di giustificazione della presenza delle idee innate, perché in qualche modo lui trova la giustificazione dell'esistenza di Dio in una necessità del fatto che è l'esistenza di Dio che garantisce questo innatismo delle idee. Questa realtà, il fatto di vedere un Dio funzionale, funzionale nella mente, e poi non ci dice tanto Descartes se esistono anche altri cogito. Lui parla del suo cogito, può parlare del suo cogito. E già questa, ad esempio, è una
carenza, una mancanza, perché noi invece sappiamo perfettamente di essere in relazione. Pertanto, questa idea di Dio così fragile è facile da smentire se io devo basare un riconoscimento del fondamento, anche del fatto che lui, questo Dio, mi deve in qualche modo sostenere le idee che ho nella mente, quindi mi deve sostenere i contenuti della mia conoscenza. Ma così presentato non ha possibilità di avanzare, ovvero scelgo ancora e quindi non trovo una giustificazione razionale, ma lo sto scegliendo di volere questa idea di Dio. È facile allora per altri incominciare a dire, ma di questa idea posso farne a meno, perché è un'idea e non un riconoscimento di una sostanza, di qualcosa, di qualcuno, e ha soltanto una validità strumentale. Mi serve a... E allora, benissimo, un altro soggetto, un altro cogito, potrebbe dire che non ne ha bisogno, potrebbe trovare un'altra soluzione, che non è Dio, e potrebbe metterci qualsiasi cosa, tant'è vero che questo cogito, che prima, che per Descartes ancora si trova sostenuto da un Dio, che poi è il Dio cristiano purtroppo, perché non è il Dio che la metafisica, semplicemente il Dio che la metafisica potrebbe indicare, ma già il Dio rivelato. Bene, può venire qualcun altro, come può essere stato un Hegel, e dire direttamente, bene, questo cogito non ha bisogno di questo io, e di questo Dio, ma basta dello spirito assoluto che non è altro che io, sono io. E è normale che poi su questo filone un Feuerbach può dire, bene, se devo esaminarvi e devo restare nella coerenza dei vostri discorsi, da Cartesio e anche in Hegel, allora posso dire che Dio è una proiezione dell'uomo. Perché non so che farmene di questa idea e la riconosco come strumento e non riconosco che è invece qualcuno. Per quanto sia, in fondo, l'ipsum esse subsistens dice tutto e in fondo non dice nulla. In che senso? Che noi abbiamo detto che Dio è tutto e non scendiamo nei particolari. Perché? Perché non possiamo, perché non abbiamo questa conoscenza diretta. Noi riusciamo a capire solo, seguiamo o il principio di causalità, o se possiamo seguire l'analogia, e quindi possiamo seguire quella che è un po' la metafisica platonica della partecipazione. Allora abbiamo partecipazione come possibilità di ragionare sull'ipsum esse subsistens e la causalità. Che poi quello che io vorrei sottolineare sono i grandi fraintendimenti che nascono da Cartesio in poi. Perché la difficoltà di comunicare tra i filosofi sta nel fatto che lui ci ha tolto come oggetto da condividere quando parliamo il mondo. Se noi abbiamo il mondo davanti, possiamo indicarlo e siamo tutti d'accordo. In questo momento abbiamo delle difficoltà linguistiche e forse è una mia carenza e vi chiedo scusa per questo. Perché ascolto abbastanza, ma parlerei adesso malissimo per farmi comprendere.
Però se io metto un oggetto davanti, siamo tutti d'accordo su questo oggetto, possiamo tutti indicarlo e riflettiamo su questo. Nel Medioevo e nell'età classica avevano questa chiarezza del fatto che loro avevano il mondo da esaminare, quello che avevano di fronte, quello che, con il quale uno si può scontrare fisicamente anche. E questo mondo messo davanti faceva sì che io non vado a chiedere nel dialogo cosa pensavano gli altri. Non facciamo un discorso sul discorso, ma affrontiamo un dialogo su un oggetto, su una res. E poi avevano il gusto di rendersi conto che nel passato c'erano stati uomini molto preparati e che avevano su quell'oggetto già parlato. E quindi se prendiamo un Tommaso d'Aquino, è meraviglioso, sulla sua Summa Teologie, è un incanto, un monumento intellettuale. E lì noi vediamo che cosa? C'è una bellissima, si presentano delle question, quindi un problema da proporre, lo scompone, e la prima cosa che fa è vediamo che cosa dicevano gli altri su questo oggetto di studio. E poi vi dico io la mia risposta. Invece oggi, se questo oggetto, questo referente del, del discorso, non lo abbiamo più davanti, che cosa ci rimane? Ci rimane semplicemente i vari dialoghi, i vari ragionamenti. Allora mettiamo davanti, che hanno fatto altre persone, cioè tutti quelli che hanno usato un cogito, tanti cogito che hanno parlato, e noi riflettiamo sui loro contenuti. Ma per fare questo noi dobbiamo sapere dall'inizio fino alla fine come si è evoluto il ragionamento di quel cogito. La fatica è enorme, il fraintendimento è ancora più grande. Invece noi abbiamo bisogno, per dialogare, che ci ripresentiamo la realtà che possiamo con il dito proprio indicare ciascuno di noi. Allora lei mi può dire: vedo questo aspetto, questo oggetto è così, l'altro è così, e poi possiamo interrogarci e andare a fare l'appello nel passato a chi non abbiamo vicino. Altrimenti resta la filosofia una possibile chiacchiera, dialogo, che non aiuta l'uomo contemporaneo, perché l'uomo contemporaneo ha tantissimi problemi, ma ne ha tanti perché non riesce a focalizzare in realtà gli oggetti che ha davanti. Quando si fa appello soltanto a quello che ha detto Heidegger, quello che ha detto Hegel, noi andiamo in Italia, noi abbiamo la diffusione del pensiero debole di Gianni Vattimo. Lui presenta, ad esempio, questo pensiero debole, che non è altro che un leader della interpretazione. Dice: non esistono più i fatti, ma solo le interpretazioni. E che cosa vuol dire in realtà? Vuol dire che io mi scelgo degli autori, prendo, che voglio, un Brentano, un Heidegger, un Husserl, e poi sostengo. Io leggerò la situazione attuale solo con queste interpretazioni, solo seguendo questi pensieri. E che cosa mi rimane? Il pensiero tagliato, incollato, presentato a loro. Non entro nelle questioni, perché mi è stato detto che ci sono solo delle interpretazioni da portare avanti. Ma noi, al di là del fatto che siamo insieme e dialoghiamo,
Noi siamo chiamati a risolvere anche i problemi delle persone che sono fuori, della società. Noi dobbiamo dirgli che cos'è una virtù e un vizio. Noi dobbiamo ricordargli che la persona non è soltanto un cogito, un pensare, perché se fosse privata per un momento più o meno lungo della facoltà di pensare, di essere in atto, cosa facciamo di quella persona? Possiamo sopprimerla? Allora, noi dobbiamo parlare di persona, di una sostanza. Non possiamo permetterci di illudere le persone con delle spiegazioni fittizie che fanno vedere piuttosto che siamo abbastanza eruditi, ma non abbiamo risposto alle loro esigenze. Noi dobbiamo essere in grado di riproporre, di riportare le questioni sulla realtà e far focalizzare l'occhio di tutti sugli oggetti del mondo. Le scienze e le scienze naturali, adesso gli scienziati si rendono conto che i filosofi non sono un po' alla loro altezza, perché loro stessi fanno i filosofi. Invece di soffermarsi sul loro oggetto e in qualche modo il loro oggetto sviscerarlo, approfondirlo, poi cercano di dargli una spiegazione di senso, ma la spiegazione di senso non spetta allo scienziato, spetta a noi filosofi. Però loro vedono che noi siamo legati troppo alle ermeneutiche e alle interpretazioni su base storicistica e non metafisica, e loro invece hanno problemi reali, concreti, hanno una natura che stanno esaminando, è una natura che li sta interrogando. Così anche per la politica e le questioni sociali. Le persone hanno bisogno di trovare il loro fondamento, hanno bisogno di ritrovare un Dio che è un esse, non un'idea di Dio. Hanno bisogno di capire che andare a recuperare la rivelazione significa fare un atto della intelligenza, non solo della volontà, che si arriva ad un contenuto, una persona si arricchisce di un contenuto. E questo contenuto poi ti dice anche che cosa devi fare, ma ti dice una cosa importante per oggi: chi sei? Perché la difficoltà di oggi è sapere chi si è, perché non si ha più la capacità di indagare correttamente il fondamento delle res. Non abbiamo le resse davanti quando riflettiamo e non abbiamo tanto di più la loro causa. Abbiamo invece tanta ricchezza di interpretazioni belle, ricche, di una grande coerenza logica, ma abbiamo bisogno anche di una coerenza, diciamo, concreta, cioè ovvero di guardare la verità come adequatio. I'll try to sum up, there are too many things, interesting things that Valentina said, but starting from the top, she explained further that the idea of God in Descartes is nothing more than an idea. There is no agency. And he uses it only as a way of justifying or explaining. Therefore, since it's not a clear and distinct idea, somebody else can come up
as has happened in history, and eliminate that as an idea that is not necessary. Like Feuerbach said that, you know, it's nothing but a, I forget the exact word that Valentina used, an expression or I forget the word of the cogito itself, of the subject himself. Therefore, God is not really necessary if it's simply an idea. Not only that, but Descartes only spoke of his own cogito, not the cogito of the others. So there is nothing really, I mean, every one of us has its own cogito, so there is nothing really in common to study. When it was the Middle Ages and before that, we had objects in front of us, and then each of us could look at the object and then talk about it. And so St. Thomas Aquinas in his Summa treats of things and starts, like Aristotle did before him, speaking about, talking about what others have said about that object. And then given his own solution to the different problems. In modernity, we don't have that. It's rather reduced to mere interpretations, hermeneutics. And they are all very beautiful and whatnot, but they are not looking at the object. So this would be pretty much the gist with respect of God. God cannot be that acting being, that esse that produces anything. It's merely an idea. And each of us has his own ideas, and it's only a matter of treating about such ideas. I hope I delivered the most important of her discourse. And Marvin, maybe if you've caught something else important, you may want to chime in. Okay, mille grazie. Thank you. Okay. All right. Thank you. All right, we want to thank everybody for joining this session. Thank you so much. Have a great night. Signing off now. Take care, everybody. Hey, take care, Terry. All right. Thank you. Take care. Grazie, Valentina.